dispersione scolastica, ma anche carenza di personale e strutturali. La scuola è partita senza le restrizioni Covid, ma con altri problemi che partono da lontano. L'emergenza della scuola campana la raccontano i numeri. Di qui al 2026, il 16,4% di alunni dispersi, un dato che preoccupa non poco. Questi ragazzi, una volta usciti dal percorso obbligatorio, non continuano il loro percorso di istruzione e molti purtroppo rientrano nel circuito dei NEET, cioè di coloro che non solo non si approcciano a un altro impegno di studio, ma non cercano neanche lavoro perché sono del tutto avviliti per il loro futuro. Ma il problema riguarda anche le nomine dei docenti. Come organizzazioni sindacali abbiamo rivendicato anche con un presidio e con diversi documenti che vengano utilizzati più posti per docenti, soprattutto docenti di sostegno e personale ATA. Il direttore Acerra venerdì scorso ci ha assicurato che avrebbe autorizzato altri 800 posti di docenti di sostegno e un numero non ancora precisato di personale ATA. Ma nel frattempo i problemi sono tanti, dovuti anche a un algoritmo che ha fatto sì che molti docenti restassero senza lavoro al momento, pur con anni e anni di precariato alle spalle.